Siamo ancora qui al The Place to Be. Questi due giorni di manifestazione, il primo anno che si fa il The Place to Be, è una manifestazione che non è una manifestazione come le altre. Abbiamo voluto focalizzare l'attenzione sul rapporto tra azienda e pescatore e, visto l'affluenza di persone, pensiamo modestamente di esserci riusciti. Questa cosa ci ha fatto un enorme piacere, perché il mettere insieme aziende e persone in un posto, in questo caso il Wild Lake, porta un beneficio al car fishing tutto, in questo caso car fishing, alla pesca in genere. Il The Place to Be è un evento che ha messo insieme appunto aziende e pescatori, visitatori che hanno voluto semplicemente scoprire il Wild Lake, che avevano voglia di fare quattro chiacchiere con i propri miti. E in questa occasione c'è stata la possibilità di interagire direttamente sull'acqua. Infatti, proprio adesso, mentre stiamo parlando, c'è un gommone con un cliente che sta afferrando, che sta portando a riva un pesce. Questa cosa secondo noi è bella e ha il suo perché. Tra ieri e oggi, durante questi due giorni, abbiamo avuto modo di fare quattro chiacchiere con le persone dei team in pesca e con loro abbiamo voluto fare una chiacchierata a 360 gradi su quello che è il mondo della pesca, non solo sull'attrezzatura, non solo sul pesce, ma proprio andare oltre e cercare di capire, ad esempio, come è possibile portare nuove leve, nuovi pescatori a questa disciplina che è il car fishing. Portarlo a pescare dandogli delle basi culturali. Se poi viene a pesca con uno che è ancora come me ha i salti nelle ginocchia come un bambino, diventerà sicuramente un appassionato di pesca. Ho detto: vai, una volta dai, vieni con me. Siamo andati a pesca, la canna è partita, ho dato la canna a lui e quando ho sentito quella forza ho visto negli occhi che si è innamorato anche lui. Non ci siamo fermati qua, abbiamo voluto anche cercare di entrare quasi nell'intimità del pescatore per capire il rapporto che si instaura tra pescatore e lo spazio che accoglie lo sport che si pratica, in questo caso il car fishing. E qui parecchi dei pescatori ci hanno dato una risposta quasi non sapendo cosa rispondeva uno rispetto all'altro, ci hanno dato la stessa identica risposta. Ci sono sempre anche riferimenti nella vita quotidiana di quello che riguarda la nostra pesca. Forse anche il vero car fishing per me, perché era una canna, un sacchettino di palline, un po' di mais, quello che trovavo, una montatura semplice, e andavo a fare quello che piaceva veramente, che era il car fishing. Da bambino andavo in luoghi dove c'era gente che praticava questa tecnica e piano piano mi sono avvicinato chiedendo. Sentivo suonare ste avvisatori, era tutta una roba incredibile, ste palline, dicevo, com'è possibile che non metti una pallina sull'amo e prendi le carpe? Sì, ma sai, come tutti sono partiti, diciamo, da ragazzino con i primi approcci, diciamo, semplici, per poi mano a mano crescere, diciamo, un po' gli ambienti, cambiare tipologie di posti che frequentavo, quindi ho fatto un po' un percorso, se vogliamo dire, ecco, in tutti questi anni. Diciamo che il car fishing, come tutte le pesche, non deve essere assolutamente una sorta di competizione, ma uno stacco comunque dalla vita di tutti i giorni. Abbiamo voluto quasi portare l'asticella oltre e cercare di capire se ci sono, che problemi e come, se è possibile, come risolverli i problemi legati a questo sport, perché è innegabile che qualche problema c'è. Essere coscienti del problema e cercare una soluzione può essere un primo passo. Io sono concreto e reale e non penso che da qua a un breve futuro noi potremmo ambire a quello che è l'isola britannica, appunto perché la mentalità
italiana è completamente differente da quella inglese. Mancano parecchie cose, partiamo da quelle più grosse che sono legislative, le regole che per una mia idea non possiamo competere con quelle di altri stati europei. Una volta identificati i problemi, abbiamo voluto analizzare nel complesso e cercare di capire se questo sport avrà nei prossimi anni un'evoluzione nel nostro paese Italia. Sicuramente tutto si può fare, ma dipende molto da noi. Credo di no, però potrebbe, diciamo, allinearsi a dove è nato. Cioè, non mi stupisco se da qui a 5-10 anni o anche di più arriviamo come loro. E infine abbiamo chiesto ai vari pescatori cosa ne pensano di questa manifestazione e cosa ne pensano del The Place to Be 2019. Guarda, è una bellissima idea per me, sinceramente una bellissima idea, perché riunire diverse aziende, far vedere certi prodotti che non riesci a manifestazione, tipo anche il Carpita, lì dove c'è molta ressa, così riunire in un posto molto rilassato, in pesca, certe ditte, per me è molto indovinata, e sono queste cose che sicuramente fanno bene a tutto il nostro settore, e io spero che continui a farlo, insomma. Questo è il Wild Lake, questo è il The Place to Be 2019, questa era una carrellata di tutte le interviste che da oggi in avanti potrete vedere sui nostri canali. Vi invitiamo a mettere like, ad iscrivervi e a seguirci.